Ok, stiamo andando. Questo è il nuovo programma TV internet che si chiama Io e un amico ascoltiamo il brano di un artista che è anche l'ospite della puntata show. Un Ok, titolo allora alla come Gerd funziona? Müller, diciamo. Un po' sì, è vero. Allora, come funziona il programma? Funziona più o meno su quella logica di quando tu c'hai un amico che sale in macchina e gli dici: Oh, sentiamo sto pezzo, senti sto pezzo. E quindi il pezzo lo decido io. La cosa fantastica è che abbiamo pure chi suona il pezzo qua, no? E oggi è in particolare XY oppure XY. Come preferisci Oppure sì, chiamarti? oppure shy, come gli shushu, non lo so, Ah, shy, nel senso che sei timido. va bene anche XY, secondo me, all'italiana. Quindi shy, cioè shy è per il fatto che sei Ma in metà, timido. guarda, l'ho inventato adesso, potrebbe essere qualunque cosa. Era un nome impronunciabile apposta, perché stavo già Ok, pensando. e invece nel ruolo dell'amico oggi abbiamo Alberto Piccinni che tutti conosce, ti conosce per il suo lungo curriculum da amico. Infatti, Alberto ha un sacco di amici. Beh, spero che anche tu li abbia, insomma, che voi siete insieme. Ok, allora io direi di andare al sodo e andarci a sentire il pezzo che ho selezionato, però devo condividere la scheda. Esatto, Facciamo finta di stare in macchina. però va bene, poi c'è cioè, comunque su internet, no? Si dice surfare su internet, quindi è un po' come stare al mare. Allora, io il pezzo che ti farei sentire, secondo me, è What's the matter if it matters? Va bene, un po' breve forse. Va bene, signor Shy. A me va benissimo, poi vediamo se va bene Piace, sei anche ad orgoglioso di questo Alberto. pezzo. Io non lo conosco, non Io conosco sono quello che orgoglioso di tutti i fai, miei pezzi. non conosco quello che fai, non ti conosco, quindi diciamo è una scatola chiusa che è un bellissimo esperimento che io faccio spesso, diciamo, di ascoltare così senza pregiudizi, poi, no? Eh sì, dai, ora lo ascoltiamo. Diciamo solo che questo album è uscito per l'etichetta Volume Bootleg, che poi è un negozio di musica famoso a Milano, tutti lo conoscono, ed esce in versione cassetta, ma non si sa quando. Ok, a me piace, quindi io parto dal fatto che mi piace, quindi te lo dico da amico, ti faccio proprio senti sto pezzo, Alberto, vai. As tyrannies, personality, the mood, down to social life, because the kind is always different. You are a Taurus in a love, zero buckles, I'm so off the fence, and accept it's only big signs of you anymore. And check in, and then that's what you do. You hope you got something new that needs a long way to get where. Ok, Un pezzo lunghissimo, no, è eppure meraviglioso, no. mi è piaciuto tantissimo. È un pezzo breve. Allora, qui siamo nella prima fase. Allora, la prima fase è in cui Alberto lo descrive, cioè come se i nostri telespettatori non ci hanno ascoltato, lo devi un attimo descrivere il pezzo. Allora, è un pezzo, diciamo, tra il folk e il pop, nello stile. Diciamo di qualcuno che mi spiego bene perché ti piaccia, insomma, perché mi ricorda un po' qualcuno che si chiama Super Freak, ma ad ogni modo, insomma, tutta una scuola da Daniel Johnston in giù, diciamo, ecco.
E quindi diciamo a me è piaciuto, perché poi io sono un fan, poi mi è piaciuto anche l'utilizzo sia dello stile chitarristico, ma anche poi dello stacco che hai fatto con la batteria verso il finale, dopo il primo minuto, immagino, insomma, gli stacchetti ritmici che non erano banali, insomma, con questa atmosfera da campanellini che un po' descrive, forse un po', non so se ce la ritrovo, dovrei ascoltare qualcos'altro per ritrovare un po' anche questa personalità che è un po' uscita tua della criticità del nome, e quindi diciamo leggere anche musicalmente quello che poi magari è un lato del tuo carattere, però è bello, complimenti, bravo. Grazie. Va bene, quindi ora devi un po' commentare, non lo so, in realtà questa fase non ce l'ho ben chiara, però secondo me devi dare tipo, forse adesso tocca al signor Xi a raccontarci questo pezzo. Ma guarda, ma più o meno, guarda, se voglio fare la cosa di Daniel Johnston, che secondo me era un grande amante dei Beatles, secondo il mio modesto parere. Bravo. Il primo riff, che poi è anche quello all'ultimo, si chiamava Beatles Circus ed era un riff che avevo fatto tanto tempo fa. E secondo me fondamentalmente a me ricordava ovviamente la parte dei Beatles. Poi la parte in mezzo mi sembra tipo una roba tipo Beach Boys. E poi la parte finale riprende, però mi ricorda un po' quelle cose che ascolto di rap che pompano a cannone con i fiati. Però non avendo i fiati, ho usato i fiati synth di Logic. Però bene o male, sì, l'andazzo era quello, nel senso, effettivamente c'ha... Sì, a me, ma infatti a me piaceva l'elemento della marcetta, che alla fine era sì, esatto. Una marcetta, no? Infatti può essere un circo, bene o male, il circo che arriva in città, quindi che fa tutta quanta la marcetta, che arrivano tutti quanti con sorta di maggiorette e cose, questo qua era nella... sinesteticamente parlando, nel senso. Sì, un po' la Sgt. Pepper, quelle orchestrine. Sì, esatto. Sì. Però finte, perché sono fatte con tutto in MIDI, che tu non suoni neanche la chitarra, no? Cioè, tutto finto. No, dai, solo la chitarra, cioè, effettivamente. Chitarra, sì. Effettivamente. E la voce è computerizzata. Sì, la voce è la mia segreteria telefonica. Va bene. E d'altra parte, io, per concludere, so che Alberto c'ha una parte di analisi dei brani che sono specifici. E non no, so se diciamo che... Diciamo che ha anticipato un po' tu, Claudio, dicendo diciamo la parte sinestetica, no? Cioè, diciamo, di un brano cerchi di capire... Mi piace il fatto che l'hai colto, non so da dove, però lasceremo al posto di Xi, forse Xi si pronuncia Claudio. Va bene anche, Claudio. È il tuo nome, no, vero? No. No. Ah, no, non lo so. Vabbè, ad ogni modo. Secondo me, Claudio, va bene. Ma sì, Claudio, ci sta bene. Poi... Senti, guarda, allora, noi quando siamo, io, diciamo, nel gruppo, analizzando un po' la musica e quindi il suo effetto su di noi, che è principalmente tattile, a mio avviso, ci chiediamo spesso dove ci tocca, no? Quindi io, diciamo, per essere anche breve su una esperienza di questo tipo, su un esperimento che stiamo facendo, girerei a voi la domanda. Prima la faccio a me e vi rispondo. E poi girerei a voi la domanda dove vi ha toccato. Sono perfettamente d'accordo, ovviamente, con la matrice beatlesiana e con anche l'atmosfera da circus che crea il pezzo intorno così a questa girandola. E se non mi sbaglio ci sono anche dei campanellini a un certo punto. Usi delle campane, quindi da questo è perfetta questa immagine che avete trovato, però ecco, a me tocca sicuramente le parti superiori, cioè è un pezzo molto leggero, funziona da un lato sulla sua ciclicità, dall'altro però sull'aspetto melodico e sulla sua semplicità, quindi diciamo che a me mi fa stare leggero, su una nuvola, ecco, un po' così, su una nuvola a forma di giostra che gira, ecco, questa è l'immagine che ho io, è la sensazione che mi ha dato un po' il brano. Rigiro la domanda a voi, insomma, che sensazione provate?
Ma sì, ah, allora dico io che sono esterno, poi lasciò la parola a Xi, Claudio. E, no, anche a me c'aveva questa senso di leggerezza, effettivamente. Infatti a me mi dava il fatto della marcetta, un po' di gita delle elementari, che vai con l'autobus e vai un po' in giro così. Che poi io in gita elementari sono andato allo stabilimento Peroni e ricordo poco altro. Perché te lo brevavo. Però, forse una gita un po' più bucolica, ecco, di quella, che era proprio troppo industriale. Però sì, che c'è questa cosa della gita, per cui fai una cosa che dovresti andare a scuola sempre, invece è un giorno in cui non vai a scuola, e però stai con qualche amico e ti porti dietro un piccolo ricordo, ma è breve, per cui sei andato al limite nella zona industriale, quindi c'è, cioè, quanta strada hai fatto, mica tanto. È proprio come il pezzo, ecco, questo... Quindi io direi che chiudiamo con il commento di Xi. Guarda, in realtà appunto, anche secondo me il pezzo era molto leggero. Infatti poi ci avevo appiccicato un testo che in verità riguarda i problemi psicologici, l'uso delle medicine e come ti senti meglio quando capisci che quello che tu ritieni sia un problema in verità è una parte di te. E quindi quando eviti di considerarlo un problema. Però quindi è un pezzo sull'accettazione, in qualche modo. È un pezzo sull'accettazione delle proprie fragilità, fondamentalmente. E però era fatto in una maniera molto allegra. Cioè, dato che appunto la questione era tipo la banda, arriva il circo, eccetera, a me è venuta in mente questa roba qua. Io non ho mai ascoltato tanto gli Smith, che tutti quanti dicono che hanno i pezzi mega, mega pesanti a livello di testo, con le musiche comunque sia più leggere. Ho detto, boh, faccio anche una cosa del genere. Faccio una cosa tipo marcetta, però parlo di... accettare le proprie fragilità. Quindi in verità per me vuol dire un po' tutto e un po' niente, nel senso, perché poi avendolo fatto io... Questa significato... cosa di poi dire tutto e un po' niente non vuol dire niente, cioè hai detto qualcosa. Hai ragione. Cioè, l'hai appena detto. Qualcosa, diciamo che allora che... Non si può non dire niente. La musica, bravo, la musica questo è aperto proprio della consente scuola. Consente di affrontare un argomento più pesante, e quindi lo lascia passare con molta più semplicità. In effetti noi da non anglofoni il testo l'avevamo ignorato totalmente, no? Cioè potevi pure solo dire i suoni delle papere e basta. Esatto. Va bene, io direi che ci siamo dilungati troppo. Come troppo? Abbiamo appena cominciato. Vabbè, secondo me sentiamo un'altra volta il pezzo parlandoci sopra. Secondo me io chiederei per chiudere... di risentire il pezzo, però questa volta, Alberto, un po' le cose che ci siamo detti, secondo me puoi tirarle fuori mentre ascoltiamo. Ora non so se la registrazione viene troppo forte, però proviamo, è la prima puntata. Non lo so, dai, io cerco di parlare solo se sono opportuno, perché più o meno mi sembra di aver detto tutto, però sì, se ci sono cose nuove che vogliamo commentare. Se ci sono cose nuove, io ne approfitterei per riascoltarlo, perché mi è piaciuto semplicemente. Sì, è vero, è bello. Infatti poi invito tutti a comprarlo quando no? Che ci sta. E niente, va bene. Poi ci rivedremo in altre puntate, perché Alberto, grazie alla sua esperienza, non sarà solo l'ospite di questa, ma di tantissime altre, e XY, magari un altro album e ti rinvitiamo. Sì. Ok, vedami anche come ospite, come amico. Eh sì, poi verrai come amico, però non come Claudio Xi. Esatto. È un po' un nome un po' satanico. Vabbè, risentiamo il pezzo, ok. Beh, non può esibare tanti, ragazzi, vai. Non puoi esibare, vai. Sì, qualcosina. La roba punk è di 60. A me piace questa parte, che se ne va un po' in alto. È molto che fanno un po' tempo, devo essere sincero, ogni tanto mi do. È vero, perché noi non siamo le trombe, sì. Qua c'è la parte tristona. È che secondo me questo è un po' Beach Boys, c'è la voce bassa, bassa in sotto, che forse non si sente tanto. No, sì, a me non andava tanto di Beach Boys, però capisco adesso. Comunque il pezzo potrebbe essere uscito per lei, per chat. Eh sì, ma non è uscito, ha avuto una grande produzione. No, voglio dire, è nelle corde. Sì, sì, è nelle corde. Infatti, siccome l'ho ascoltato, cioè ultimamente lo sto ascoltando da... Yeah.
il corretto messo a posto perché mi ricordo i Beach Boys, questo passaggio per fare le voci. Sì, esatto. Però qua mi piace che torna poi Bob Beatles che risale. C'è la batteria fatta al contrario rispetto alla prima base, quindi la prima piatta è rullata, poi la prima rullata sugli altri. Vabbè, sono quelle cagate che fai quando componi, no? Certo. Però la inizia proprio finta, no? Dirty South a cannone. Però così sembra... Aspetta, che stoppo, sennò non vorrei fare spoiler del resto dell'album. Esatto. Va bene, dai, chiudiamo. Quindi cosa però ci resta? Dove si compra? Dove si compra? Come facciamo a interessarci della musica di XI? Dovete andare su volumevolume.bandcamp.com, dove trovate la cassetta, o potete comprarlo in digitale. E costa poco, perché io l'ho comprato per un euro. Cioè potete mettere sì, un'offerta. Anche... Ecco. Adesso in digitale sì. In digitale, poi la cassetta costerà 30, poco anche quella, quindi una cosa del genere. Sì, andate sul sito di Volume che ci sono tutti quanti i dischi che potete comprare e poi da lì andate sul Bandcamp. Va bene, sì, io diciamo Bandcamp perché era più facile per noi, perché il pubblico che mi segue va solo su Bandcamp. Ha un sito solo. Okay, va bene, allora io tolgo qua la registrazione, però cioè in realtà possiamo stare, però facciamo finta che finisce il programma. Buonanotte a tutti dalla notte di YouTube e ci vediamo Dark Web. Ciao, grazie. Oh, grazie mille. Grazie. Sta registrando ancora. Io non ho capito se mi state prendendo in giro, se lui si chiama Claudio o no. No, mi chiamo Davide. Aspetta che ma non che ho cazzo ancora interrotto. Ho sbagliato il nome.